fase 2 è coincisa con la ripartenza della città. A sottolinearlo, ieri è stato il sindaco Giovanni Calabrese che ha diffuso una nota nella quale ha annunciato non solo che sono stati riaperti i cantieri rimasti chiusi a causa delle disposizioni di contenimento del Covid-19, ma ha anche ribadito che dopo quasi 2 mesi di stop causato dall'emergenza sanitaria, riparte il progetto della nuova città che con impegno e amore stiamo costruendo. Come prima battuta, il primo cittadino di Locri evidenzia che durante queste settimane di blocco l'amministrazione comunale locrese non è rimasta ferma. Tutt'altro si legge nella nota diffusa da Calabrese. L'amministrazione ha lavorato con costanza e impegno per non arrivare impreparati alla ripartenza. Il sindaco sottolinea quindi che come prima azione di ripresa le imprese si adopereranno per adeguare i cantieri e il personale alle nuove disposizioni di sicurezza previste dalla legge, poi riaccenderanno i motori e riavvieranno i lavori. Il sindaco di Locri annuncia quindi che questa fase 2 vedrà la città trasformata in un cantiere aperto, un segnale importante per le prospettive del comparto dell'edilizia e non solo. Infatti, nella nota viene affermato che in pochi giorni ripartiranno i lavori per il completamento dei marciapiedi di via Matteotti, i lavori di bitumazione in via Dante e via Virgilio, la bitumazione e la pubblica illuminazione di via Duca della Vittoria, il completamento dei lavori di ristrutturazione del mercato coperto, il completamento della pubblica illuminazione del lungomare cittadino, il completamento del teatro all'aperto di Contrada Moschetta, il completamento dell'isola ecologica di Contrada Licino, il completamento del centro di aggregazione di Contrada Moschetta. Il sindaco Giovanni Calabresi inoltre comunica che nel calendario c'è anche l'avvio dei cantieri per la ristrutturazione della scuola media Maresca, della demolizione e ricostruzione dell'immobile dell'ex liceo scientifico, del nuovo campo di calcio di Contrada Licino e i lavori di riqualificazione del tratto dissestato della strada di Contrada Campo. La nota si chiude non solo con la specificazione che ovviamente tutti questi lavori sono stati già appaltati, ma anche con l'annuncio che nel frattempo partiranno le gare per altre importanti opere, con l'obiettivo di continuare a costruire la città di Locri del futuro.